Ecco a voi delle semplici regole su come si vota alle amministrative quest'anno. Numero 1. Volendo, si può tracciare un segno anche solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato sindaco da quest'ultimo appoggiato. Ad esempio, un voto sulla lista di Votare al Popolo va automaticamente a sostegno della nostra candidata sindaca Antonella Pundu. Numero 2. Si può anche operare il cosiddetto voto disgiunto. Si può cioè tracciare un segno sul simbolo di una lista, tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato sindaco non collegato alla lista votata. Così, ad esempio, si può votare la lista di Votare al Popolo e poi votare un candidato sindaco non collegato alla lista di Votare al Popolo. Numero 3. Si può anche tracciare un segno solo sul nome del candidato sindaco, votando così solo per il candidato sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate. Ad esempio, un voto dato ad Antonella Bundu non si trasferisce automaticamente alla lista di Potere al Popolo, per questo è importante votare anche la lista. Ultimo accorgimento, ogni elettore o elettrice può altresì esprimere nelle apposite righe affiancate al simbolo della lista uno o due voti di preferenza per i consiglieri comunali, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui o da lei votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, ad esempio Conti e Cardosi, pena l'annullamento della seconda preferenza. Ricapitolando, per votare al meglio vi consigliamo di tracciare un segno sul nome della nostra candidata sindaca Antonella Bundu, tracciare un segno sul nome della nostra lista Potere al Popolo e infine di segnalare due candidati di vostra preferenza, facendo attenzione a che siano di sesso diverso. La nostra indicazione va in ogni caso per Francesca Conti, la nostra capolista. Sentiamo l'avvenire, Firenze e chi la vive. Il 26 maggio vota e fai votare, Potere al Popolo!